Nel dopogara di oltrepovo a Trezzano abbiamo ascoltato le voci di Mister Visca e di due protagonisti sul campo, Mattia Fautario e Matteo Celori. Dopo partita di oltrepovo Guerra a Trezzano, anche oggi un'altra prova di forza dei rossoneri. Risultato eloquente con questo 3-0. Con Mister Visca, Mister, però, nel primo tempo avete sofferto un po' l'aggressività e i ritmi alti del Trezzano. Poi quella giocata decisiva di Cocco e il gol di Fautario hanno aperto un po' la partita. Sì, sì, sapevamo di incontrare un'ottima squadra, secondo me. È la migliore squadra che abbiamo incontrato, perché, vista nelle due partite, sia l'andata che il ritorno, secondo me, dopo noi secondo me è la squadra più forte. E hanno fatto un'ottima partita. Sapevamo che hanno un grosso possesso palla loro, perché giocano comunque un 4-3-3, però un po' mascherata, perché sono più centrocampisti loro. Quindi fanno tanto possesso, però, poi per vincere le partite, comunque ci vogliono anche gli attaccanti. E noi, fortunatamente, ce li abbiamo. E abbiamo vinto la partita. Ecco, mister, Forse la differenza hanno fatto proprio le qualità individuali del vostro tridente, no? quella giocata di Coccu nell'uno contro uno è stata fondamentale, ha creato superiorità numerica poi lucido nell'assist per fautare. No, Sul primo gol secondo me abbiamo fatto un'azione proprio da manuale invece, perché abbiamo iniziato l'azione la, dalla difesa, siamo andati sulla fascia e poi al cross Fautare ha fatto il taglio, quello che deve fare, che proviamo sempre, e, e abbiamo fatto un gol, un grande gol, una grande azione. Visto questa vittoria può tagliare un po' fuori dai giochi il Trezzano, che ora è sceso almeno 11. Per il primo posto, chiaramente. Eh, vabbè, per il primo posto, a meno che non succeda qualche catastrofe, penso che insomma, 11 punti con una partita in più eh, è un po' dura. però nel calcio, fin finché c'è la matematica, si può sperare. Siamo con Matteo Fautare, dopo gara di oltrepovo ghiera a Trezzano, un altro 3-0 schiacciante. Forse il risultato, Mattia, non rispecchia proprio quanto si è visto sul campo, soprattutto nel primo tempo: il Trezzano con i ritmi alti, l'aggressività, non vi permetteva di giocare come al solito? No, è vero, il primo tempo è stato molto difficile per noi. E siamo... Il nostro non dico difetto, però è che quando facciamo un gol ci sblocchiamo subito è sempre così, infatti tutte le partite come si vede vinciamo sempre 2-0, 3-0, 4-0, 4-1, 3-1 però il Trezzano al primo tempo ci ha dato veramente testa, è stato parecchio difficile Perché Parliamo un po' di questo gol che ha sbloccato la situazione, sei stato bravo a inserirti su questo cross di cocco. te lo chiede esplicitamente il mister Visca, non è provato a molto in zona a gol del... Sì, sì, me lo propone Visca però... È più D'Agnello che dovrebbe entrare, io sono un po' più difensivo rispetto a lui, però mi sono inserito, ho trovato lo spazio, sono riuscito a trovare anche il gol per fortuna. E con questa vittoria il Trezzano va a meno 11, il Legnano sembra che abbia perso, può essere questo l'allungo decisivo, si può parlare già di fuga verso la Serie D? Eh, sì, però dobbiamo stare qui i piedi per terra perché non tutte, posso dire... Anche se le vinciamo tutte, però dobbiamo sempre stare coi piedi per terra. Non, è... non possiamo pensare già alla D perché poi facciamo figuracci in giro, e non è... non è da noi. Un altro schiacciante 3-0 della formazione rossonera con Matteo Celori. Matteo, con questa vittoria consolidate il primo posto, distanziate forse definitivamente per la vetta il Trezzano, però la parete è stata un po' sofferta, soprattutto nei primi 45 minuti. Sì, è una partita difficile, molto difficile. Il primo tempo bloccato sullo 0-0, poi nel secondo tempo siamo entrati in campo con una determinazione maggiore e abbiamo vinto meritatamente. Ma te la sensazione è che quando calano un po' i ritmi che gli avversari cedono un po' sulla distanza, viene fuori la vostra supremazia tecnica, sei d'accordo? Sì, sì, sono d'accordo. Poi anche fisica soprattutto perché la settimana ci alleniamo duramente e poi la domenica si vede. E tecnica soprattutto perché abbiamo qualcosa in più. Matteo, parliamo un po' della tua stagione. Tra l'altro è arrivato questo premio della convocazione con l'Under 17. Quanto sei migliorato in questi mesi? Quanto ti senti più sicuro? Ma mi sento migliorato molto, anche perché io, questo è un ruolo per me nuovo perché non avevo mai fatto il terzino. Mi sento soddisfatto, però i cioè, margini di miglioramento sono ancora tantissimi. Posso fare molto meglio. E poi sono molto contento per la convocazione. Sarà sicuramente una bella esperienza e speriamo in bene. Matteo, parliamo un po' di questa vittoria. Anche il Legnano ha perso, siete convinti di aver allungato forse in maniera decisiva ancora presto? È Ancora presto, cioè, sicuramente è un passo importante, però mancano ancora tante giornate. Pian pianino, dai, un poco per volta.